La qualità dei nostri oli deve essere messa in competizione per stimolare sempre al meglio, ma deve anche servire questo premio per mettere in evidenza le caratteristiche incredibili di moltissimi degli oli lucani. È un premio che ha come finalità premiare i migliori, ma anche promuovere il marchio degli oli lucani che sempre di più di anno in anno si dimostrano oli di altissima qualità. Anche l'olioturismo in Basilicata finalmente è una realtà, sta facendo i primi passi, siamo convinti che tra le peculiarità della nostra regione c'è proprio un turismo molto sensibile alle produzioni artigianali, alle produzioni di qualità, agli assaggi e anche alle esperienze nei nostri frantoi, quindi è un premio che serve per parlare del mondo dell'olio della Basilicata a 360 gradi. Al 20ª edizione del premio regionale Olivarm sono aumentate le aziende che quest'anno hanno partecipato al bando e migliorata anche la qualità. Sì, e sono 53 le aziende che hanno presentato i loro oli e quindi sono in concorso. Di questi 23 hanno superato il livello di eccellenza e tra queste 23 sono stati selezionati in maniera del tutto anonima i vincitori. Gli 8 vincitori, di cui 3, il primo, il secondo e terzo classificato come i migliori oli della Basilicata, e poi ci sono le 5 menzioni speciali. Ci tengo a sottolineare che il giorno dell'8 marzo verranno fatti gli abbinamenti, quindi noi oggi ancora non sappiamo quali sono gli oli vincitori. Sono stati, come ha detto rappresentato la dottoressa D'Alessandro, sono stati selezionati i migliori con una doppia fase di assaggio in questo panel, e questo proprio perché abbiamo l'obiettivo del premio e della direzione generale della regione Basilicata è appunto quello di aiutare le aziende e spingere le aziende a migliorare sempre più, a selezionare gli oli migliori perché possano essere competitivi sui mercati. Tant'è che poi gli oli vincitori, le aziende insomma vincitrici, saranno ospiti della regione, negli stand della regione, sia al Cultural che si terrà a Matera, che è una fiera che si terrà a Matera dal 16 al 18 marzo, e poi in concomitanza con il Vinitaly, così come accade ormai da diversi anni, avranno il loro spazio espositivo presso l'area dedicata all'interno di Verona Fiere al Soleil Food, e quindi potranno esporre i loro oli. Allora, le caratteristiche dell'olio lucano chiaramente rispecchiano, diciamo, tutti gli attributi che sono anche, se vogliamo, indicati nei disciplinari di produzione delle DOP e dell'IGP olio lucano. Quindi abbiamo innanzitutto il primo attributo positivo degli oli lucani è il fruttato, poi c'è praticamente l'amaro e il piccante, ma accanto al fruttato, che è praticamente il profumo dell'oliva raccolta al giusto grado di maturazione, ci sono anche altre caratteristiche, come praticamente sentiamo nei nostri oli moltissimo l'erba, sentiamo il carciofo, il pomodoro. Perché tutti questi attributi? Perché in effetti praticamente il nostro patrimonio olivicolo, pur essendo piccola la regione, è costituita da 24 cultivar che esistono in Basilicata e solo da noi, e per questo motivo i nostri oli sono unici. Non voglio dire che sono i migliori del mondo, però sono diversi, e per questa loro diversità sono preziosi.